Chi si occupa di musica deve tenersi lontano dalla politica? Beh, intanto ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. Non è il momento di commentare i risultati delle elezioni. Beh, ci sono tutti altri canali che se ne occupano e va bene così. Però è un argomento che mi è sempre interessato, il modo in cui, cioè, sia DJ che musicisti debbono rapportarsi con la politica o quantomeno con quello che succede intorno nel mondo. Da un lato la risposta è un grosso dipende, perché se te scegli di impostare tutta la tua carriera, il tuo percorso musicale con una forte connotazione politica, non c'è niente di male. Alla fine, se vai a sentire un concerto dei 99 Posse, lo sai che la loro musica è fortemente intrisa di politica. Ti possono piacere anche se non condividi le loro idee, però certamente non ti puoi lamentare se ci sono delle parti di concerto che sembrano un comizio e anche se ci trovi delle bandiere rosse o di qualsiasi tipo. Però quella è una scelta forte, fin dall'inizio, soprattutto chiara, che non dà adito a ombre di dubbio. Ben diverso è per chi invece non ha una connotazione politica in quello che fa. E allora sono argomenti da trattare con molta delicatezza. La politica, la religione, anche lo sport. Perché sono quegli argomenti che dividono più che unire e soprattutto accendono gli animi. Potresti deludere fortemente i tuoi fan e anche sarebbe del tutto inutile. Ci vuole quindi una certa attenzione. Beh, ci ricordiamo tutti di Ten Walls che si è giocato la carriera con un post omofobo. Innanzitutto, l'omofobia non ha molto senso in generale, figuriamoci nell'ambiente del clubbing. E a niente sono valse le sue scuse che sembravano molto di circostanza. Per un'intera stagione si sono saltati un sacco di booking, un sacco di date, tanti hanno preso le distanze e alla fine ha dovuto a fatica ricostruirsi una credibilità. Tutto per un semplice post omofobo che semplicemente si poteva anche risparmiare. E allora, prima di fare sparate di qualsiasi tipo, è bene stare attenti alle conseguenze che potrebbero avere. Di contro, però, non si può neanche non avere un pensiero. Alla fine, qualsiasi tipo di opinione che ha a che fare sui fatti di quello che succede ha, in qualche modo, delle implicazioni politiche. Succede un qualcosa, ti chiamano a suonare a una festa di qualche tipo, alla festa organizzata dagli immigrati o organizzata dalle comunità di qualunque caso, ecco. Insomma, a quel punto ci sono dei momenti in cui la tua scelta strettamente professionale si interseca con scelte in qualche modo politiche o sociali di altri. E allora come comportarsi? Molto spesso ti capita anche di confrontarti con altre persone. Io sono nato e cresciuto in una realtà con una forte connotazione di un certo tipo. Lavorando poi mi sono trovato ad affrontare contesti diametralmente opposti ad essere inserito in discussioni che comunque a un certo punto succede che c'è l'elezione del sindaco, cambia la giunta in città, eccetera. E allora, in qualche modo, queste cose servono innanzitutto per aprire la propria mente. Vedere anche contesti diversi, come la pensano su determinate cose. E è utile anche poi nel rapportarti con quelli a cui sei più abituato. E poi, soprattutto, uno in qualche modo esercita l'arte della diplomazia. Cioè, fai in modo di non perdere dei contatti che potrebbero essere utili con delle sparate che ti potresti risparmiare, ma anzi, cerchi un po' di capire anche la psicologia degli altri e cerchi di confrontarti con questi. Si può essere di opinioni diverse, ma essere amici e lavorare molto bene insieme. In ogni caso, ci vuole equilibrio. E così allora, dal punto di vista strettamente professionale, nelle pagine che riguardano la professione, difficilmente ha senso mettersi a commentare quel fatto o quell'altro. Magari per quello ci sono i profili personali. Di contro, però, non si può non avere un'idea, altrimenti lasci decidere agli altri. E in qualche modo la tua persona ne risente. Comunque è bene informarsi, è bene essere consapevoli, è bene partecipare in qualche modo.
E la tua persona, anche la tua figura professionale, è anche quello che sei nella vita di tutti i giorni e quindi nel rapportarti ai fatti di tutti i giorni. Fammi sapere intanto cosa ne pensi. Mi piace il fatto che comunque su questo canale finora si è sempre tenuto un dibattito civile, pacato, argomentato, che poi è quello che sono io e lo sarò sempre, sia che la pensi in un modo o che o in un altro. E allora in qualche modo può trasparire qualche volta la mia opinione e non è un male, di contro però non è qualcosa che è preponderante, che può diventare fastidioso. Fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.